Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Innanzitutto vi voglio ringraziare per i tanti commentari e per i tanti mi piace che stanno ricevendo i video del nostro canale di YouTube Sant'Enchan. Come mai prima, da un paio di mesi a questa parte, c'è chi riposta i miei video. C'è chi li commenta e vi ringrazio tutte e tutti per questi segni di apprezzamento, questi gesti di apprezzamento. E quindi io vi ringrazio tutti, infatti anche come risposta a ogni volta che mi mettono un like o mi danno un commentario o ripostano, fanno il repost. Io metto thank you, quindi thank you per tutti i vostri apprezzamenti in Google Plus, in YouTube e nei media. Beh, adesso comunque andiamo col tema del giorno. Il tema del giorno è FIFA, scandalo, corruzione, carcere. Non so se da ieri, l'altro ieri o da oggi, però credo che da ieri sera, oggi, che è scoppiato questo bubone di corruzione nella FIFA, nella World Football Federation. Ma in realtà, lasciatemelo dire, per me non è nulla di nuovo. Infatti, che il calcio a livello mondiale, ma anche all'interno dei singoli stati, fosse sempre stato un affare lucrativo, lo si sapeva già. Io infatti vi vorrei invitare a guardare dei miei vecchi video che ho fatto parlando del calcio. Ne ho fatti tanti in occasione del mondiale 2014, credo. E ogni volta, anche quando non parlavo del calcio in sé, dicevo che ormai per esempio i mondiali di calcio servono soltanto per lucrare. Infatti, che dire di tutte le città futbolistiche abbandonate? È da un po' che non faccio video, quindi sto un po' in palla. Sappiatemi perdonare, però. Vabbè. A ritaglio. Mi consigliano da YouTube di mettere molti tagli, quindi perché non seguirli? Allora dicevo, di tutte le città mondialiste abbandonate, con gli edifici per gli ospiti, per i turisti, le cittadine fatte per i giocatori, per l'equipe di medici, gli assistenti, i fotografi e tutte le villette a schiera abbandonate che poi sono state occupate in Italia. Tutti gli stadi che stanno veramente all'ultimo stadio per i mondiali di nuoto, per le Olimpiadi, per i mondiali di calcio, tutto quello che si è costruito si continua a costruire invece di rivalutare le costruzioni, di ristrutturarle, si costruisce al lato, a parte. Tutto questo spreco di denaro. Non urlano, non uggiano di per sé alla corruzione insita nella FIFA. È veramente sorprendente. E poi con quale faccia tosta si voglia prescindere da tutta questa corruzione? E adesso è scoppiato un bubone veramente putrescente, putrido, infetto, perché non soltanto a livello mondiale si è scoperto che c'erano tangenti, ma anche all'interno di ogni stato. Io infatti lo dicevo in un video precedente, anzi in più di uno, quindi vi inviterò a guardare nel nostro canale di YouTube Sant'Enchan e a scoprire tutti i miei video nei quali io parlo di queste cose. Ma io giustamente in un video, uno in particolare che non mi ricordo come si intitola, quindi andatevelo a vedere, a trovare, a cercare,
Dico che il gioco del calcio, come qualsiasi altro gioco sportivo, non è che c'è sempre stato, è stato inventato ed introdotto in ogni paese da dei rappresentanti che lo giocavano, perché si è diffuso all'inizio come moda il calcio, il football. Allora, è un po' come l'invenzione del Monopoli che si gioca anche a livello mondiale. In realtà il Monopoli è un gioco brevettato, patentato, registrato e quindi i diritti d'autore li ha del Monopoli la famiglia dell'inventore o la ditta che ne conserva i diritti industriali. Quindi non puoi organizzare dei mondiali di Monopoli a livello nazionale o mondiale senza pagare i diritti d'autore alla fabbrica che costruisce il Monopoli e che dà la licenza di imprimerlo. Quindi il Monopolio o Monopoli è un gioco da tavola che si organizzano mondiali in tutto il mondo, ma non è che il proprietario, la famiglia dell'inventore o chi detenga i diritti d'autore faccia giocare gratuitamente. Quando si organizzano nei vari paesi e tornei di Monopoli a livello nazionale, regionale o mondiale, bisogna pagare i diritti d'autore perché si sta sfruttando un'invenzione e un marchio che è di proprietà di qualcuno. Bene, quando si gioca a calcio, quando si gioca a calcio, in realtà si sta giocando a un gioco che è stato inventato, brevettato, patentato, registrato da qualcuno che poi ha subito fatto la Lega Calcio, la prima Lega Calcio in Inghilterra, in Inghilterra, a Londra, credo, e poi hanno fatto tutte istituzioni per proteggere il gioco, le sue regole, ma anche i diritti d'autore. Quindi poi si è andato esportando per il mondo, che in tutti i paesi non si volevano sentire marginati, stare senza calcio. Ogni città ha iniziato a fare le sue squadre, ma sono dei club privati, capisci? Non di stato, non sono dei club privati. Incluso le nazionali, secondo le regole del calcio inglese, si fanno prendendo i migliori giocatori dalle scuderie delle squadre di calcio locali. Quindi significa che se i club di calcio sono privati, la Roma, la Lazio, l'Inter, il Milan, la Dinamo di Kiev, le nazionali che saranno la nazionale italiana di calcio, la selezione nazionale russa di calcio, che saranno? Cambio braccio perché mi stavo a stancare. Ecco, bravi che ci siete arrivati anche voi. Essendo le selezioni nazionali di calcio, le selezioni dei migliori giocatori aspiranti a giocare nella nazionale, nelle europee, cioè per conto della nazionale nelle europee, nei mondiali, eccetera, e anche le nazionali di calcio sono dei club privati, non perché si chiama nazionale di calcio italiana o selezione nazionale di calcio italiana che sia di stato. Magari quello che è successo è che i direttivi tecnici, gli allenatori, i presidenti delle selezioni nazionali di calcio sono stati messi il più delle volte dalla clientocrazia e dalla partitocrazia dei partiti politici. Quindi, per ragioni anche politiche ed economiche, i direttori di calcio della nazionale, i presidenti, gli allenatori, tutto quanto il resto sono stati messi dai partiti, ma i partiti anche sono dei club privati, delle sette private, perché partito chi vuole dire diviso dal resto. Quindi i partiti sono delle sette private che gestiscono quando stanno ai vertici del governo, del sistema burocratico e amministrativo, dei club privati di calcio che si chiamano nazionali.
Adesso si è arrivato a scoprire. Che sorpresa! Chi l'avrebbe mai detto che già in questi giorni si è discusso che di nuovo c'è stato calciopoli, cioè la tangentopoli nel calcio, il calcio scommesse truccato, la serie D e BC, non so che cosa alterata, dopo che già negli anni passati c'è stata la calciopoli della serie A, il calciomercato truccato, adesso si è venuto a sapere che tutto quello che si è riscoperto, perché qualcuno ha scoperchiato la pentola della corruzione nel calcio in Italia in questi giorni, adesso si è venuto a sapere che succedeva già da anni nella FIFA, nella Federazione Mondiale di Calcio. E non ce l'aspettavamo mica. Ma allora siete ingenui. Se può succedere in Italia, perché non può succedere dappertutto a livello mondiale? Infatti, molte delegazioni della FIFA a livello locale, Argentina per esempio, Brasile, guarda lo scandalo della corruzione per la costruzione degli stadi mondialisti, sono corrotti come il cuore della FIFA, della World Football Federation o di quello che come andrà a finire? Non lo so, perché i fanatici del football, del calcio, sono come le persone di religione. Infatti già più di 10 anni fa c'è stato lo scandalo del calcio scommesse, coinvolta l'Inter, la Juve, il Milan, gente che narcotizzava, metteva sonniferi nell'acqua, nei viveri dei giocatori per perdere partite, per farle vincere, per vincerle quando non dovevano. La gente ha continuato ad andare negli stadi, a spendere in gadget, e a scommettere quando si sa che è tutto truccato, e a vedere e a pagare le partite di calcio in televisione. Poi ci sono stati altri scandali, cioè dal 2000 a oggi, chissà gli scandali nel calcio che si sono scoperchiati, e la gente continua, perché tanto non gliene frega niente, sono stupidi, e questa droga del popolo, questo oppio del popolo, ecco perché se le religioni erano l'oppio del popolo, poi lo fu la eroina e la cocaina, il crack negli anni 70 e anche il 68, vabbè, poi ci sarebbe da parlare a parte. Invece, il calcio lo è al giorno d'oggi al posto delle religioni, l'oppio del popolo, perché si gioca la domenica. Gli stati sono i nuovi templi di questo dio pagano del gioco edonistico, che poi dicono che il calcio educa. Tu vedi la violenza che c'è anche da parte dei giocatori negli stadi, che il calcio serve per la salute, è uno sport salutare. E invece vedi come si dopano i giocatori, come muoiono di infarto giocando, la morte subita che hanno, perché si ammazzano con le droghe e con l'eccessivo allenamento. Come può una persona normale esigersi tanto duramente per 45 minuti di seguito? Pensa che i giocatori arrivano anche a giocare 90 minuti di seguito. Come cazzo fanno? Quindi il calcio non è uno sport salutare, perché si drogano, non è uno sport dove vige la sincerità e l'onestà, perché lavorano solo per soldi, sono dei mercenari. Guarda il calcio scommesse, la corruzione che c'è in Italia. Ma tu che credi? Anzi, voi che credete? Che se è così in Italia è meglio nel mondo? No, in Italia è così perché è così dappertutto. La natura umana è universale e tutto il mondo è paese. Comunque, io ho visto che in questi giorni c'è stato uno scandalo del calcio in Italia, delle serie minori, e la gente diceva: no, io ormai non scommetto più, tanto è tutto truccato, tutto alterato. Però allora non ci andare neanche allo stadio. Che ci vai a fare? A vedere come si mettono d'accordo per perdere o per vincere? E non vale la pena.
Veramente. Il calcio è l'oppio dei popoli e soprattutto serve sempre di più perché si è sempre di più commercializzato, mercificato, spettacolarizzato. Vedi Brasile che adesso devono fare le Olimpiadi e non stanno dentro coi tempi di costruzione dei nuovi stadi. Come se non bastavano gli stadi che hanno fatto per i mondiali, devono farne altri. E di quelli per i mondiali che ne faranno? Come li useranno? Li manderanno in malora. Adesso servono nuovi stadi per le Olimpiadi. Che cazzo se ne faranno degli stadi dei mondiali? Non si sa. Allora, vedi la corruzione che c'è in Brasile con che Wilma Rousseff sta fino qua, che non sa che fare con i mondiali di calcio, la corruzione che c'è stata. Dicono che c'è stata corruzione per far vincere la Germania. Comunque, state tranquilli che non solo i tedeschi hanno pagato per vincere, ma hanno pagato tutte le squadre nazionali di calcio, solo che a tutti gli altri li hanno fottuti, ai tedeschi li hanno fatto vincere. Quindi noi abbiamo pagato con i nostri imposti perché potesse vincere anche la nazionale di calcio italiana. Ma poi magari quelli del calcio italiano hanno preso le tangenti e li hanno fatto perdere, chissà. Perché alla fine ti viene questo dubbio, ma veramente il calcio italiano è rappresentativo di qualche cosa come il calcio in generale o no? Poi vedi i fanatici che si scaldano: abbiamo vinto, Italia ha vinto. Un momento, a parte che la nazionale di calcio non è Italia, sono 22 giocatori, includendo le riserve. Poi è una selezione privata. Come le squadre di calcio lo sono in generale, anche la selezione nazionale di calcio italiana è un club privato che rappresenta l'Italia, ma in un gioco che è di proprietà di privati. Non è che veramente rappresenta i governi di tutti i paesi, le selezioni nazionali. Già, si chiama selezione nazionale di calcio perché è la selezione di club privati dove giocano giocatori. Quindi voglio dire, è tutto privato, non è nulla di pubblico, quindi non rappresenta l'Italia a livello di gestione pubblica. Sono club privati le selezioni nazionali. Quindi chi vince l'Italia? Vince la selezione di calcio italiana, la selezione dei migliori club privati di calcio locali italiani e la selezione di calcio nazionale italiana. Quindi non abbiamo vinto come paese se vince l'Italia, però è un oppio che continuano a ripetere i giornalisti, a rifilarti, e i politici. Ci sono dei problemi, la gente si ammazza perché gli fallisce l'impresa, non c'è lavoro, ci sono dei suicidi, degli omicidi familiari perché la gente impazzisce senza denaro, senza lavoro, senza sussidi. Però appena un qualche partito di calcio, una qualche partita di calcio, la selezione italiana la vince, a livello europeo, eccetera, subito ti dicono, ti mettono come prima notizia: l'Italia ha vinto le europee. Ma non è vero. L'euro ci strapazza e ci stramazza, però ci fanno illudere che intanto noi vinciamo le europee di calcio. Ma è una cosa da pazzi. La nazionale di calcio italiana è un club privato selezionato dai migliori giocatori di altri club privati tipo Roma, Lazio, Milan, secondo dei punteggi che danno delle società di rating calcistiche private, quindi non è nulla di stato. Manco nell'Unione Sovietica era così. Quindi adesso vi ho dato la mia breve esternazione. Speriamo che questo tornado a livello mondiale vada avanti. Perché a me il calcio non mi piace, non me ne frega niente, però voglio vedere questo scandalo fino a dove va avanti. Perché io già sapevo da tempo, da anni, da decenni, che tanto a livello mondiale, come europeo, come italiano, come regionale, tutto il mondo ci mangia con il calcio. Preventivi, costruzioni, appalti, tangenti.
Però è ora che sempre di più se ne parli di queste cose e ogni volta se ne sa di più e si è meno sprovveduti. Non bisogna farsi prendere per fessi con questi falsi nazionalismi strumentali, perché la gente riscopre di essere italiani soltanto quando c'è la partita di calcio. Io invece mi ricordo di essere italiano tutti gli altri giorni. Quando ci sono i mondiali, la bandiera non la metto tutti gli altri giorni. Ma il giorno del calcio non è il giorno del nazionalismo. Ogni giorno uno si deve riscoprire italiano per qualcosa. Ma il calcio non ci fa italiani, ci fa stupidi e funzionali a chi vuole perpetrare le mazzette, le tangenti, la mala politica. Capito? Non ti fare fottere con il calcio. Manda a fare fottere, a farsi fottere. Manda a farsi fottere quelli del calcio. Non lo seguire più perché sprechi i tuoi denari. Comprati un cellulare costosissimo e trasmetti come me in YouTube, che io non ce l'ho costoso il cellulare, tra l'altro. Se tu hai del denaro da spendere nel calcio, poiché questo di seguire la nazionale o la squadra di calcio per appoggiarla perché vinca, che con il potere mentale la fai vincere. Beh, adesso basta, c'ho poco tempo. Perché altrimenti farò altri video sull'argomento. Ma adesso volevo a caldo commentare lo scandalo della FIFA, che c'è corruzione come in Italia in questi giorni si è riscoperto di nuovo. Poi farò un altro video. Adesso devo andare. Ciao. Erano giorni che non facevo un video e adesso finalmente ne ho fatto uno. Grazie di seguirmi, grazie dei commentari, grazie perché avete ritrasmesso il mio materiale in Google Plus e YouTube. E grazie dei mi piace. Sono stati una valanga ultimamente. Ciao, spero di non deludervi.